Nuovo raid vandalico alla scuola Toti di Pisa, dove l'altra notte ignoti avevano appiccato il fuoco con conseguente chiusura dell'istituto almeno fino a dopo Pasqua. Ignoti la scorsa notte hanno svuotato un estintore in un'aula. La direzione didattica ha sporto denuncia ai carabinieri che già indagano sull'incendio. Un'altra madre ubriaca dopo l'episodio di ieri a Firenze. Lei era al bar di notte, ubriaca, i suoi tre figli piccoli in casa da soli. Per questo una 34enne di origine lettone è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di minori e per resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto ieri sera a Certaldo. Ancora un assalto ad un bancomat con esplosivo, questa volta a Forte dei Marmi. L'episodio è avvenuto la scorsa notte intorno alle 2.30 ai danni di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena. 70.000 euro l'importo del bottino. È il secondo caso di bancomat fatti saltare con esplosivo nel giro di 24 ore. Un episodio analogo è avvenuto a Viareggio ai danni della Cassa di Risparmio di Volterra. Il colpo in quel caso aveva fruttato circa 20.000 euro. Un peschereccio di 17 metri è affondato questa mattina dopo una collisione con un mercantile a 3 miglia a sud-ovest di Pomonte, all'isola d'Elba, in salvo l'equipaggio di 3 persone che si trovava a bordo dell'imbarcazione da pesca. Il mercantile è stato individuato e fermato dalla Capitaneria di Portoferraio. Si tratta di una porta contenitori turca che presenta segni sulla fiancata di sinistra. Acquisita dagli ispettori anche la scatola nera della nave.